Fate queste premesse, possiamo partire con la prima immagine. Certo, andiamo nell'antichità, questo è un bassorilievo di Karnak con un giardino botanico, vedete 1400 a.C., vedete rappresentati animali, vedete rappresentati alberi, era una, molto probabilmente era ciò che aveva raccolto il faraone Moses III nei suoi viaggi, questi sono prevalentemente in Siria, e la cosa bella, diciamo, di questa rappresentazione è che noi adesso la vediamo così, ma era originariamente una stanza, con ogni probabilità, per quello che si può capire, per quello che si può ricostruire, era originariamente una stanza dove erano presenti anche elementi vegetali piantati proprio attraverso le raccolte del faraone, ed era una stanza senza tetto, quindi c'era questo rapporto tra il disegno il bassorilievo della facciata e la vegetazione. E il giardino egiziano, qui vediamo delle altre rappresentazioni paleometriche del giardino egiziano, anche il giardino egiziano ha la piscina, la vasca, il lago, forse in questo caso, perché è un lago di 130 metri per 60, c'è un imbarcadero, ci sono dei padiglioni, soprattutto c'è un muro, probabilmente anche abbastanza alto, quindi c'è una presenza molto forte dell'acqua e ci sono sicuramente alberi che certe volte sono rappresentati, molto probabilmente sono palme, cipressi, pioppi, e poi il tipico arbusto dell'epoca del giardino egiziano e l'oleandro. Questa è una rappresentazione già più colorata, più veritiera, diciamo, si vede una piscina di animali, di pesci. Questo è, come quella di prima, una rappresentazione che proviene da Tebe, sempre 1400 a.C., anche qua si vedono le vasche con i pesci. Le rappresentazioni, cioè i giardini forse più famosi dell'antichità, sono i giardini di Babilonia. Queste sono tutte rappresentazioni deduttive, no, di questi giardini. All'origine di tutto c'era la capacità che gli abitanti della Mesopotamia erano riusciti a sviluppare, di, soprattutto attraverso la palma e la grande ombreggiatura che la palma consentiva, di creare vegetazione e quindi nell'ombra, diciamo, della palma di creare vegetazione e progressivamente di ottenere anche attraverso la convenza notturna la possibilità di rendere coltivabile la terra. E questa è la grande innovazione mesopotamica, e anche se il giardino era molto probabilmente in origine legato soprattutto ai luoghi sacri, in origine legato ai templi, non era legato alla residenza. È chiaro che le rappresentazioni, dicevo, più note di questi giardini mesopotamici, a terrazzi, giardini babilonici, sono questi che risalgono al VII secolo a.C., queste sono evidentemente ricostruzioni contemporanee, e vicino alla porta di Ishtar, e avevano questa successione di piani inclinati che poi vengono raffigurati in modo diverso a seconda di quello che gli autori immaginano. Questo è un disegno tratto dal racconto che ne fece Diodoro Siculo, lo storico Diodoro Siculo. Forse quello che più ci sembra di ritrovare attualmente, l'immagine che potremmo vedere più vicina a questi ipotetici giardini di Babilonia, sono i giardini dell'Isola Bella sul Lago Maggiore, che poi vedremo qualche foto successivamente. Ecco, poi c'è, diciamo, l'epoca greca non ha portato rappresentazione perché è difficilissimo trovarne, anche perché i giardini greci erano, non so se inesistenti, ma sicuramente non era la specificità dello spirito greco, insomma, per un atteggiamento forse di questo spirito razionalista che non vedeva, non era abituato a recepire forse lo spirito del giardino, no? la sensualità forse anche del giardino. E quindi ci sono pochissime rappresentazioni di giardini greci o racconti di giardini greci, che molto probabilmente erano, essendo poi quella greca una civiltà soprattutto urbana, sostituiti dai portici, dalle stoa, no? Diciamo il camminare all'aperto era soprattutto questo. Poi magari c'erano alberature a fianco dei portici, e
c'è una citazione che fa un importante storico che ha scritto un libro che consiglio un po' a tutti, che si chiama Pierre Grimal, L'arte dei giardini, una breve storia, che è un libro classico del 74, che è stato riedito quest'anno da Feltrinelli, e lui racconta proprio a proposito del giardino greco e del disinteresse, dell'ostilità addirittura che avevano i greci, soprattutto gli stoici, nei confronti del giardino, visto come elemento di lusso, no? O concessione anche al superfluo, e dice che il giardino di Piccola d'Atene altro non era probabilmente che un orto in cui crescono i poveri legumi del suo regime ascetico, cioè, per sottolineare appunto questa difficoltà dello spirito greco a porsi in relazione col giardino. Diverso il caso romano, evidentemente, per i romani, adesso questo che vedete in fotografia è il camotto della Villa di Adriano, che è una grande vasca della Villa d'Adriano, che sì, si chiama Villa d'Adriano, è praticamente una città, ovviamente per chi la conosce, la rappresentazione, per chi l'ha visitata, è la rappresentazione prototipica forse di tutto ciò che è seguito dal punto di vista delle, forse non so, per un urbanista credo che sia uno degli elementi che riscontra in molto della storia dell'urbanistica conseguente, no? E tutti gli elementi, ogni singolo elemento di questo luogo, parlo particolarmente di questo che è il teatro marittimo, che è uno specchio d'acqua, è però anche un'isola, è un luogo di isolamento, ma nello stesso tempo è anche un luogo dove si legge, dove si amoreggia anche, insomma, ed è un edificio perfetto che ha però una relazione con il contesto, con il verde, con l'acqua, insomma, assolutamente ammirevole. E questo è anche poi alla fine forse uno dei tanti elementi con cui possiamo riconoscere la presenza poi dell'idea del padiglione, no? Cioè di questi oggetti più o meno grandi, che poi questo è molto grande, però diciamo simboleggiati, rimpiccioliti, poi diciamo arredano i giardini in tutta la storia. Poi chiaramente non possiamo dimenticarci della tradizione orientale, questa che vediamo è una delle tante finestre che adornano, ma adornano è troppo poco, insomma, i giardini cinesi. Qui siamo a Suzhou è una città non lontana, Shanghai, insomma, per quello che si può dire non lontano nelle distanze cinesi, è famosa per i suoi giardini, ce ne sono in numero impressionante. La funzione della, ed erano tutti costruiti da nobili o da funzionari statali che si ritiravano quando andavano in pensione, il loro obiettivo principale era quello di costruirsi un giardino, perché i principi di Confucio, diciamo, l'unica aspirazione che un uomo poteva avere alla fine era quella di dedicarsi al giardino, dedicarsi a costruire bei giardini e a ricrearsi attraverso le arti, nel senso che il giardino non era solo rapporto con la natura, ma rapporto ovviamente anche con tutte le arti che consentivano poi di attrezzarlo. In questo caso i giardini, questo in particolare, da cui è tratta questa immagine, ma molti dei giardini su Roma non avevano grandi estensioni, erano circondati spesso da muri, ma l'estensione, questo tipo di accorgimenti dava questa immagine di infinito, continuamente allargava lo spazio, cioè nel senso che lo conteneva, dava la sensazione di essere riparati, di essere anche in solitudine, di essere protetti, ma al tempo stesso apriva queste finestre sul paesaggio, no? Che sono le finestre che sono dei giardini cinesi, che sono una tipicità dei giardini cinesi. Ecco, poi il rapporto con l'Oriente, ovviamente, adesso questa è una delle tante simbologie che richiamano la cultura islamica. Questo è un disegno tratto dalla Alhambra, se non ricordo male, dalla Alhambra di Granada, e sono tutti degli elementi geometrici che consentivano poi di riprodurre questi disegni non soltanto sui pavimenti, sulle decorazioni, nelle robe, per esempio, cioè l'organizzazione del verde era fatta anche attraverso questi pattern, attraverso questi modelli. E
questi per esempio sono disegni di angolo del 500 e del 600 che richiamano, no, questo tipo di geometrismi che provengono dal mondo islamico, e sono disegni tratti da un altro libro molto bello di Edith Wharton, che è la scrittrice di dell'età dell'innocenza, no, del famoso film di Scorsese, e che è stato tratto il famoso film di Scorsese, e ha scritto un libro molto bello sulle ville italiane, pubblicato nel 1903, che è uno dei classici, no, della, anche dell'approccio della cultura anglosassone nei confronti del giardino italiano. Questi sono altri disegni di aiole, in particolare questa è la pianta e in particolare il fotografico di un giardino che è nel castello di Villandrì, che è uno dei castelli della Loira, età del 500, 1536, e all'inizio del Novecento in particolare poi uno degli ultimi proprietari, l'ultimo proprietario, il dottore proprietà di questa famiglia, del nipote di questa persona, che si chiamava Joaquim Carvalho, medico e mecenato di origine spagnola, che ricostruì un orto padronale, tuttora uno dei luoghi più visitati, diciamo anche proprio all'interno dei castelli della Loira, perché è visitabile tuttora e ha un numero notevole appunto di visitatori. Ecco, questi elementi che noi vediamo continuamente riprodotti in tutti i giardini all'italiana, questo per esempio è una ricostruzione degli anni 30, non mi ricordo in quale fiera insomma italiana, del giardino Mediceo, che ricorrono ovviamente, ecco, questo è il giardino del castello di Villandrì e questa costruzione di questi orti, che però è stata fatta nel Novecento, insomma, sulla base di ipotesi ricostruttive. Queste sono vedute molto celebri di Giusto Utens, che è questo pittore che dipinse verso la fine del Cinquecento un po' una specie di catasto delle Ville Medice, ne dipinse credo, non so se una quindicina, non ricordo, e anche qui appunto c'è la visione, diciamo, di questi geometrismi, qua ritornano di nuovo, mi sembra di ricordare appunto i disegni che vedevamo prima, perché sono il siepe di Bosso di un monastero a Santiago di Compostela, considerate vecchie di 400 anni, sempre votate in questa modalità. Questo è, chiaramente siamo in una condizione meno geometrica, però diciamo i geometrismi che creano, che si riscontrano spesso nei chiostri dei monasteri, che siano la Certosa di Padula, il chiostro dei procuratori. Ecco, questo era per vedere appunto le continuità di quelle che sono le organizzazioni dello spazio geometrico all'interno dei cortili o all'interno dei grandi giardini rinascimentali. E poi, come dicevo prima, ci sono tutte le tipologie varie delle esedre, delle fontane, che chiaramente non è che si possa pretendere in mezz'ora, in un'ora, di fare vedere che degli esempi, insomma, ma questo per esempio è una villa Barba di Maser del 1550, Andrea Pallardi. Questi sono, ho fatto un passo indietro in questo caso, sono tornato sul tema dell'organizzazione geometrica anche attraverso i labirinti. Questa è la pianta del giardino granducale di Boboli, anche questo metà del Cinquecento, Vasari, Montanenti e vari altri architetti che costruiscono queste relazioni. C'è l'anfiteatro che vediamo davanti alla villa, c'è questo che viene chiamato, i vari labirinti che affiancano quello che viene chiamato il Giotto Lume, che è questa strada centrale. Ecco, sempre nel Rinascimento poi ci sono invece queste esplosioni di fantasia, di com'è questo caso, questo è il Parco dei Mostri nel Sacro Bosco di Pomarzo, costruito anche questo a metà del Cinquecento dal principe Vicino Orsini, che si era ritirato dalla corte romana e aveva deciso anche in qualche maniera di costruire qualcosa che potesse essere un po' uno sberleffo nei confronti di altre ville contemporanee come Villa Lante o come Villa d'Este, considerate arroganti o, no, eccessivamente pretenziose, e ha costruito questa meraviglia, no, che con la famosa casa storta, no, che, insomma, la torre storta, insomma, questi oggetti fantastici. Qui siamo a Caprarola, che non
non lontano, anche questo poi è inutile soffermarsi su ogni singola, immagine, perché si potrebbe perdere mezz'ora con ogni descrizione. Ecco, poi improvvisamente, come dicevo prima, vorrei ogni tanto spostarmi cronologicamente, perché sono convinto che certamente con forme diverse, con risultati diversi che possono essere più o meno accettabili o più o meno piacevoli o più o meno accettati, insomma, ci sono anche nei giardini attuali, che poi non è neanche che siamo tanto attuali, perché qui abbiamo una realizzazione di questo architetto turco che si chiama Gebre Kiam, che fece questo giardino di pietra sostanzialmente in questa villa parigina, Villa Noailles, che negli anni 30 faceva da complemento, qui non si vede la casa, ma dalla casa sempre di tipo razionalista, progettata dall'architetto Male Stevens. E questo è un giardino dove gli elementi arborei dialogano a loro modo e con le forme, diciamo, del razionalismo, con gli elementi invece costruiti. E qui ci sono degli elementi che ritornano, qui siamo già invece molto più avanti, perché siamo negli anni 80-90, ma 88-92, questo è un giardino a Parigi, il Parc Citroën di Gilles Clément e di Alain Prevost. Gilles Clément è un famoso autore, anche teorico, il teorico del terzo paesaggio, insomma dei paesaggi verdi che si ritrovano nelle città come ulteriore tipologia, no? Paesaggi che derivano dalle dismissioni industriali, eccetera. Ed è uno che si potrebbe paragonare come, diciamo, un tipo di attività anche, non so se avete presente a Parigi, il muro vegetale del Museo di Cabrali di Jean Nouvel, che sono questi 800 metri quadrati di giardino vegetale, un'altra tipologia, no? Diversa da questa, però intendo dire sempre dello stesso periodo, sempre degli stessi anni, sempre con questo rapporto forte tra la città, l'architettura e il verde. Qui addirittura siamo in una creazione di Bernard Lassus che si chiama Le Buissons Optiques, ed è un'installazione temporanea, per cui evidentemente questo è del 93, evidentemente questo giardino, diciamo, ha questi elementi costruiti, no? Coloranti, che diciamo richiamano appunto l'organizzazione geometrica che vedevamo prima dei giardini. Questa è una tavola che richiama la tipologia dei padiglioni del giardino islamico, e vedremo adesso una serie di altri padiglioni che in giardini un po' di tutte le epoche, prevalentemente del 7-800 direi, e prevalentemente di area inglese, anglosassone, con richiami a tutti i neo, non so, i neogotici o i neoislamici. Questo per esempio è un giardino del Sarri del 1738-73 con questo padiglione neogotico. Questo è la Chinese Tea House, che è costruita nella parte del castello di Sanssouci a Berlino, anche questo fine Settecento, e ancora altri elementi neoislamici, come quest'altro padiglione, sempre prima dell'Ottocento, padiglione indiano, sempre in area inglese, e chiaramente, tornando indietro, però, diciamo, un altro degli elementi di origine, insomma, no? Del giardino, con i padiglioni, con gli edifici isolati, con funzioni di casa del tè o di casa di lettura o di biblioteca, eccetera, è Top Capi, della reggia di Istanbul. Qui siamo nell'età del 400. Qui siamo a Villa d'Este, allora qui c'è anche il tema dell'acqua, ovviamente, che si potrebbe declinare in migliaia di casi. Questa è la fontana dell'Ovato o della Sibilla di Villa d'Este. È curioso perché, guardando un po' le notizie su Villa d'Este, ho trovato dei dati che mi hanno colpito. Villa d'Este, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, è il 12° sito italiano più visitato. Nel 2013 ha avuto 400.000 visitatori. Allora, dopo ci sono degli altri dati che si possono mettere a confronto con questi, diciamo. Sono molti, ma sono molti meno di altri casi stranieri. E questa è sempre Villa d'Este,
è la grotta di Diana, infatti si vede forse un po' sfocata nella foto, nella scena di Diana da Teone sui muri. Poi sempre il tema delle acque, ma svolto facendo il solito salto temporale cronologico, questo è abbastanza noto, penso, per gli architetti, ma insomma è un'immagine di un progetto di Luis Barragán, di un giardino di Luis Barragán, con l'acqua, con la fontana, è uno dei più importanti architetti messicani del Novecento. Poi qui c'è, diciamo, forse una caduta di stile, per molti potrebbe essere interpretato in questo modo. E è un'architettura è un dettaglio dell'architettura di Aldo Rossi, il centro civico di Borgo Rico. Questa è una fontana esterna in costruzione del 1987, l'ho messa perché è una foto d'autore, una foto di Luigi Ghirri, come sapete, fotografo reggiano, che ha avuto un rapporto molto intenso con molti architetti, ma particolarmente con Aldo Rossi, e quindi fotografava molto i suoi cantieri. Anche dopo vediamo altre immagini. Allora, ecco, questo è Aldo Rossi, no? Curiosamente non ce l'ho qua perché non sono riuscito a procurarmi, ma della legge di Versailles c'è, e dei giardini della legge di Versailles c'è una famosissima foto di Luigi Ghirri, forse la foto in assoluto più famosa di Ghirri, o comunque una delle più famose di Ghirri, che rappresentano la parete della reggia e anche in una parte del giardino. E queste sono, diciamo, invece realizzazioni quasi contemporanee, ma molto in stile antico, no? Cioè molto classiche. Questo, per esempio, è una villa ad Arcetri della metà degli anni 50 di Pietro Porcinai. Pietro Porcinai è stato uno dei più grandi architetti paesaggisti italiani, famoso anche per aver realizzato o collaborato a realizzare il parco Pinocchio a Collodi, con Zanuso e con Consaglio, quindi rapporti abbastanza classici tra architetti e artisti. E quindi faccio un salto sia di tempo che anche di tipologia, perché forse dovrebbe essere più prima. Questo è un altro dei padiglioni. Qui siamo a Monticello, che è la residenza di Thomas Jefferson, del terzo presidente degli Stati Uniti, che nel 1826 che si costruì praticamente da solo, come poi è successo molto spesso, in molti casi, vedremo anche dopo, insomma, di politici o anche di scrittori o di varie personalità che si ritirano e si costruiscono il giardino, come diceva appunto Confucio, come si diceva prima di Confucio nella tradizione cinese. E Jefferson poi, adesso questo in particolare, però realizzò in questa residenza di Monticello un parco molto diciamo vicino al gusto di Versailles, appunto perché era stato ambasciatore presso Luigi XIV, quindi era molto vicino a questo tipo di rappresentazione. Ecco, sempre nel rapporto tra architettura, ma soprattutto in questo caso tra verde e scultura, chiaramente ci sono anche esempi moderni molto importanti. Questo credo che sia uno dei massimi scultori del Novecento, che tenne il muro in una sua, alcune sculture fatte per i Green, che era la località, questo è verso il 1940, quindi dopo i bombardamenti di Londra, si spostò con la moglie a Peregrine e cominciò ad aggiungere terreni, sculture, a creare questo parco di sculture, che poi è forse un prototipo, uno dei prototipi, posso dire prototipi, forse no, perché è una tradizione ovviamente storica, quella del rapporto tra le sculture e il giardino, però di molti parchi delle sculture che ci sono, che forse qualcuno lo vedremo anche dopo, del Novecento e anche della seconda metà del Novecento, ce ne sono molte anche in Italia. Questo è il grande fresco di Barcellona, notissimo, di Ludwig van Beethoven, 1929. Questo è uno dei parchi che dicevo prima, la Michi de Saint-Phalle, è il giardino dei Tarocchi a Capalbio. Vi avevo detto prima dell'Isola Bella, che ritorna come giardino che si richiama evidentemente alla tradizione mesopotamica, no? Perché qui si vedono le terrazze, insomma, no? Quindi è molto evidente. Insomma, poi c'è un tema anche del rapporto tra il giardino, l'organizzazione architettonica del giardino e il paesaggio, che ho cercato
questi poi sono tutti elementi che, ripeto, non è che possono stare ad essere svolti in una relazione di un'ora, però sono tutti temi che magari ogni tanto ho provato a mettere qualche suggerimento per dire che c'è anche questa cosa. Allora vedremo anche dopo poi il rapporto tra la costruzione del giardino e il paesaggio intorno al giardino, perché se per l'Isola Bella che si vede, anche qui ovviamente c'è un rapporto col paesaggio circostante straordinario. Qui sempre sul tema della scultura, le setre, i muri di recinzione, tutte queste cose. Qui siamo alla la Palagonia, alla villa Palagonia a Bagheria, e siamo in provincia di Palermo ed è nota universalmente come Villa dei Mostri, no? Ci sono tutte queste sculture che furono realizzate. La villa è del 1715 e se dobbiamo fare dei richiami poi con situazioni contemporanee vengono in mente come anche qua, come inventività, come colore, come movimento, no? Come sinuosità, come antropomorfismo, tante volte viene in mente anche Antoni Gaudì, questo è il Parco Güell di Barcellona, 1900-1914. Questo è usato perché è brutta la riproduzione, però è un altro dei giardini, ce ne sono parecchi di case di giardini costruiti negli anni 20-30, insomma nella prima metà del Novecento, anche abbastanza ex novo, o del tutto ex novo. Questo per esempio è Villa Taranto. Villa Taranto fu costruita, fu realizzata nel 1931 da questo capitano del reggimento delle guardie scozzesi, si chiama Mary Boyle McEacher, e sono con concetti che probabilmente adesso sarebbero impensabili, nel senso che sono stati abbattuti 20 ettari di bosco, 2000 alberi, cioè cose che probabilmente adesso non si farebbero, cioè probabilmente non si farebbero assolutamente più, enormi quantità di chilometri di tubi per irrigare, e però è tuttora anche questo, credo, uno dei giardini italiani più visitati, insomma, perché è pieno di specie, di fiori, molto, insomma, molto attraente. Vabbè, qui è la planimetria di Villa d'Este, ma così. Ecco, questo è un altro delle sistemazioni novecentesche. Quasi sempre sono inglesi, in questo caso l'autore si chiama Cecil Vincent ed è un architetto anglo-uruguaiano di origine che collaborò con Bernard Berenson nella realizzazione del giardino della sua villa in Tatti, e anche questo è un esempio della relazione ovviamente molto forte tra cultura anglosassone e toscana in particolare, insomma. E dopo poi lui è diventato uno dei più importanti architetti dei giardini, con tutti i suoi clienti americani e inglesi che volevano realizzare qualcosa di simile o di paragonabile. Ecco, tornando indietro un'altra volta, cioè perché un altro degli edifici che io ritengo straordinariamente moderno, perché è la quintessenza, diciamo, del concetto proprio di trasformazione continua, no? Di adattamento continuo dell'architettura, di modifica continua dell'architettura, è il Mausoleo di Adriano. Il Mausoleo di Adriano che qui si vede in una incisione del periodo in cui era stato utilizzato e trasformato in giardino da questa famiglia Soderini. Quindi è una specie di straordinario giardino pensile, di cui si vedono delle altre rappresentazioni, si vedono ancora nelle incisioni le statue originarie, e poi però la trasformazione di questo luogo. E oggi un giardino pensile, non dico paragonabile perché non vorrei dire bestemmie, però diciamo come concetto paragonabile, nel senso che è un giardino pensile, tra l'altro questo è il Rockefeller Center a New York, e è una che ha una curiosa storia, perché il Rockefeller Center fu costruito su un probabilmente il primo giardino botanico di New York, che fu realizzato da un tale
fu realizzato il complesso edilizio, si pensò di trasferire al di sopra una specie di, non so, di resto, di icona, di parte, no? della presenza vegetale, creando questo, siamo sempre negli anni 30, creando questo curioso giardino pensile in mezzo alla città. Poi chiaramente, vabbè, ci sono esempi noti, notissimi, di rapporto tra l'architettura, forse in questo caso più che il giardino, il bosco, l'elemento naturale, però diciamo con le relazioni con l'acqua, con la cascata, con gli alberi, insomma, che comunque sono studiati, questa è la, penso che tutti sappiano che era l'edificio della la casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright, che siamo nel 1935, Falling Water. Poi sempre altri esempi di rapporto con l'acqua, questa è la tomba Brion di Carlo Scarpa, ad Altivole, siamo nel 1969-78, quindi anni 70. E poi il rapporto con l'acqua, come dicevo prima, però con l'acqua costruita, così come nelle ville storiche vedevamo le fontane, vedevamo gli specchi d'acqua, i laghi, i laghetti, le piscine, eccetera, qua c'è il rapporto con la piscina intesa appunto come swimming pool, questa è una delle case di Richard Neutra, architetto austriaco, però ha lavorato per gran parte della sua carriera negli Stati Uniti. Allora, rapporto con l'acqua, rapporto con il paesaggio, terrazzamenti, geometrie, questo è sempre Neutra in un'altra delle sue ville. Ecco, dicevo, tutti questi elementi, andando avanti, tornando indietro, lì continuiamo a vedere ovunque, questo è ovunque nei grandi giardini, come è per esempio questo il caso del Belvedere, del castello del Belvedere a Vienna. Anche qua è chiaro che c'è sempre il modello di Versailles che torna, perché anche in questo caso il principe Eugenio di Savoia che fece costruire questo palazzo, uno dei più grandi capitani, condottieri, insomma, no, militari dei suoi tempi, aveva una madre che, con la quale aveva per un certo periodo vissuto in gioventù a Versailles, quindi questa presenza, diciamo, dell'organizzazione spaziale, in questo caso anche delle relazioni, perché siamo in una costruzione in pendio, no? Quindi in questo caso c'è anche la mescolanza di tutti gli elementi che dicevamo prima. Sui grandi giardini, poi è chiaro che questo è un giardino ma è anche un parco urbano, allora mi viene per analogia ovviamente da mostrare uno dei parchi urbani più famosi dell'età moderna, forse uno anche qui, siamo a Central Park, 1856, Frederick Law Olmsted, il progettista, e vabbè, credo che diciamo sia forse adesso, visto che New York è la città più iconica del mondo, forse anche il parco urbano più iconico del mondo. E via ancora con altri parchi, qui siamo tornati indietro, siamo al parco di Schönbrunn, di Fischer Fonello, quindi qui siamo a metà del Settecento. Ecco, poi il giardino inteso come rapporto con la natura, rapporto romantico, eccetera, chiaramente questo è uno scorcio, no? Di tutti questi, di un giardino molto particolare che ha tutti questi elementi, la montagna in lontananza, la sedia di pietra su cui sostare, gli alberi, i sentieri, il rapporto col paesaggio, eccetera. E qui siamo in Inghilterra, nel nord-ovest dell'Inghilterra, John Ruskin, che comperò, come altri, no? Come molti anche abbiamo visto, comperò un terreno nel Lake District e poi pian piano cominciò a ingrandirlo, a pulirlo, a migliorarlo, certamente con questi interventi minimalisti, insomma, che potevano mantenere questo elemento centrale che era il rapporto con la natura. Rapporto con la natura che c'è molto, saltando di nuovo in questo caso in avanti, questo è un progetto di Aspen, che è un architetto svedese molto importante del Novecento. Questo è il cimitero di Enschede, è uno degli elementi forse più riusciti, almeno considerati più riusciti, del rapporto tra il modernismo architettonico del Novecento e il paesaggio. Questa è la cappella del cimitero di Enschede, no? Che ha questa
dialogo tra i pilastri della cappella e il dialogo dei tronchi degli alberi, molto, molto riconosciuto, molto celebrato, diciamo. Gli alberi e i sentieri, il rapporto con le sculture, in questo caso siamo alla giardino del Palazzo Reale di San Pietroburgo, quindi prima del Settecento, Pietro il Grande, poi di nuovo saltando padiglioni, alberi, rapporto col mare, rapporto con la natura, qui siamo in un altro, un'opera di un altro dei grandi paesaggisti, autori, diciamo, di paesaggi e di giardini, insomma, no? Di paesaggi di giardini del Novecento. Questo è St. Thomas Embury, è la villa La Mortola, il parco della Mortola, 1867, vicino a Ventimiglia, e che è stato creato anche qui con essenze non tipiche, non locali, essenze che venivano dall'Africa, dal Nord Africa, dall'Australia, dall'Asia, da tutti i posti del mondo, appunto con quel gusto di quel periodo. Ecco, sui rapporti tra interno ed esterno, che secondo me farebbero un altro capitolo, poi adesso cerco di andare un po' più veloce perché ho paura di farla troppo lunga, sui rapporti tra interno ed esterno, che dicevo secondo me fare un altro capitolo, una relazione solo su questo, e sono molto citati, magari molto celebrati quando si leggono i libri, però secondo me non molto indagati in realtà, vengono messi lì, no? Come temi, allora non so, il rapporto tra il prato e l'androne o la facciata o la strada o il sentiero. Ecco, questo per esempio che è un edificio rinascimentale, no, quello che facevamo prima, scusate, parlavo sul caso precedente, che è la villa di Careggi in un disegno dell'Ottocento. Questo invece che vediamo è un altro capolavoro dell'architettura islamica, di cui parlavamo prima dell'architettura islamica, questa è la Fisa di Palermo, e si vedono degli elementi di relazione molto evidente, no? Cioè in questo caso il rapporto tra interno e esterno, tra diciamo, la simmetria del palazzo e peschiera, il lago, l'elemento d'acqua che c'è davanti, no? È molto evidente. Insomma. Poi un altro tema è quello dell'architettura temporanea, cioè questo per esempio è un giardino d'inverno di Campilisi, una incisione dell'Ottocento, richiama forse una struttura molto famosa per chi leggeva storia dell'architettura, cioè il Crystal Palace, no? di Joseph Paxton, che poi ha costruito a Londra per una esposizione temporanea, poi fu progettato in una settimana, realizzato in 4 mesi, demolito subito dopo, trasportato altrove a poca distanza, poi fu distrutto da un incendio e quindi non esiste più. Però insomma sono queste architetture temporanee, magari a volte, come in questo caso, fatte per ospitare giardini, che poi continuano ovviamente anche queste ad essere ripetute. Questo è un caso del 2000, dei primi del 2000, siamo in questa specie di copertura geodetica, no? Questa struttura che copre, questo è un progetto di Nicholas Grimshaw, si chiama Eden Project in Cornovaglia, ed è un progetto di specie di parco con piante autoctone che devono essere studiate, preservate, eccetera. E così queste grandi strutture nel paesaggio dei parchi e dei giardini, questa per esempio è una struttura vegetale, è una villa in Toscana, sepultata dal libro della Volta, un acquarello della prima edizione del libro. E poi questo rapporto con le sculture o comunque con le decorazioni pietra, no? Nei giardini, questo è un altro progetto degli anni 30 di Constantin Brancusi, che è uno scultore rumeno. Il rapporto col paesaggio circostante certe volte è, volevo dare anche un'immagine di questo, rappresentato non solo come abbiamo visto fino adesso in
gran parte da disegni o da ricostruzioni, eccetera, ma da fotografie e non solo da fotografie, diciamo, senza autore, ma da fotografie d'autore. In questo caso, per esempio, ne abbiamo già visti gli autori prima, ne vedremo degli altri dopo. Questo è Gianni Benedetto Gardini, e l'ho messa questa foto perché è un pranzo in una villa di Bagheria che si chiama, vediamo se la trovo, Val Guarnera, Bagheria, che è esattamente di fronte alla villa Balagonia che vedevamo prima. E la rappresentazione fotografica, vediamo quando ritornerà, dirò altre due parole anche su questa. Poi qui c'è il tema del rapporto col paesaggio, come dicevamo prima, questo adesso discorro un po' velocemente, acquarelli dell'Ottocento, rapporti con il lago, questa è la fotografia della Villa Sempenoni sul lago di Como, non che adesso mi pare stato comprato dagli americani, insomma. Questa è una relazione molto paesaggistica. Un altro caso che volevo citare, qui un po' in passante, perché anche questo ha una relazione molto forte col lago e col paesaggio del lago, anche se non si percepisce da questa foto, ma è il Vittoriale di Nunzio. Qui c'è stato un progetto molto articolato fatto da questo architetto Giancarlo Maroni dal 21 al 37-38, insomma pochi anni dopo la morte di D'Annunzio. È un luogo anche questo molto visitato, è un luogo che riesce anche qui ad avere, a mettere insieme probabilmente alcuni degli elementi che vedevamo prima, no? Perché c'è l'aspetto architettonico, c'è l'aspetto botanico, c'è l'aspetto dei ricordi, degli eroi, c'è il mausoleo, ci sono tutti questi componenti. C'è addirittura, se pensiamo al giardino di Pomarzo o di Paragonia che vedevamo prima, c'è addirittura la nave piantata nella roccia, no? Quindi ci sono degli elementi di grande, anche emozionanti, no? Nella costruzione di questo giardino. E sono questi giardini che vedevamo prima, quello di Villa Taranto, questo, insomma altri di quest'epoca degli anni 30, che ha avuto in Italia insomma, una ripresa abbastanza intensa, no? del progetto del giardino. Questo è sempre per il tema del rapporto con il paesaggio, le ho messe perché avevamo visto prima delle ville di Richard Neutra, queste sono viste da queste ville di Richard Neutra di giorno e di notte sull'ambiente circostante. Qui siamo a Mulholland Drive, quindi siamo in California, vicino a Los Angeles. Quelle di noi erano tutte grandi ville californiane che avevano, oltre che il rapporto molto stretto tra l'interno e l'esterno, perché non esistevano pareti, quasi mai, erano quasi tutte vetrate, anche un rapporto molto evidente, diciamo, tra la collocazione del giardino e il paesaggio circostante. Questa è un'altra villa di Noitra, confesso che io ignoravo questo prima di questi giorni in cui mi sono messo a guardare questi materiali per la conferenza di oggi. Questa è una villa in Italia, io non lo sapevo, è una villa sul Lago Maggiore, adesso non mi ricordo come si chiama, chi è la villa, comunque si può ovviamente ritrovare. Questi sono altri casi della, diciamo, romanticismo inglese. Questo è un luogo che anche questo è stato prestato da William Wordsworth, poeta inglese, no? Sempre in Cambria, quindi sempre nella zona dei laghi, eccetera. Anche qui, come vedevamo prima, in Ruskin, no? C'è questo rapporto tra il paesaggio e questa costruzione del giardino molto, diciamo, con le materie, con le materie stesse del paesaggio, no? Quindi una visione radicalmente opposta alle cose che vedevamo prima con le grandi geometrie. Queste sono ancora cose di gusto inglese, con le pagode nei giardini, questi sono i Kew Gardens in Inghilterra. E questi sono altri esempi, e poi finisco fra pochissimo, ve lo prometto, di questo per esempio sono i giardini di Sissinghurst, che sono i giardini di Vita Sacri West, un altro dei giardini del Novecento celebrati, insomma, no? E questo invece è sempre un progettista di giardini molto, molto poco architettonico, però diciamo architettonico anche lui per le masse, per i colori, per le disposizioni, per la composizione. Questo è Burle Marx, che è un architetto paesaggista brasiliano. Questo è un giardino del 1948, adesso qui chiaramente vuol dire
poco, però il progetto originario è del 1948. Questo è un giardino molto noto, credo di chiunque, celeberrimo, però anche qui è un elemento a Cipernico, il giardino di Tormonè, cioè il rapporto tra il ponte e la natura, credo che non ci sia bisogno di spendere parole perché tutti lo conoscono. Questo è un altro elemento di giardino molto botanico, ma dove la botanica qui assume la funzione essenzialmente coloristica. Questo è Altdorf, non so come si pronuncia, ma è un architetto olandese contemporaneo, quindi questo, ma anche abbastanza noto, che vediamo spesso anche sui giornali, perché fa questa realizzazione appunto molto piacevole. Questa è un'altra fotografia, in questo caso torna al tema della fotografia. Questo è un fotografo di architettura, si chiama Paolo Rosselli, e che fotografa un grande architetto, questo è Le Corbusier, una casa di Le Corbusier del 23, fotografata nel 89 da Rosselli. Questo è un altro architetto modernista, Adolf Loos, questo è un altro progetto del 1930, una casa a Vienna, la casa Müller, anche questo l'ho messo per questa relazione tra la villa, lo stile del giardino, no? A scale, diciamo così, a terrazze, che abbiamo già visto in tanti altri esempi precedentemente. Questo è un altro progetto di Le Corbusier, il Savoie, che qua c'è un rapporto abbastanza disegnato con le ruole, l'architettura diventa anche, cioè diciamo, la materia, il colore dell'architettura, no, della casa diventa anche l'elemento di realizzazione della ruola e quindi alla fine del giardino. Questo è un altro progetto modernista, anche questo però è un progetto temporaneo, questo è un giardino di cemento costruito sempre da Robert Mallet Stevens, che l'hanno visto come autore di un progetto precedentemente, in un'esposizione del 1925 a Parigi. Questo è l'Ipeskind, quindi siamo venuti a giardini molto contemporanei a Berlino. Ecco, questa è un'altra foto di Rosselli che inquadra a Chandigarh un edificio di Le Corbusier nella sua relazione con il contesto. Questi sono altri giardini anglosassoni fotografati sempre da Paolo Rosselli, il fotografo che vi dicevo prima. Questa è un'altra realizzazione contemporanea, perché di Charles Jenks, che è un architetto americano postmoderno, uno dei principali esponenti del postmoderno, un giardino del 1991. Qui torniamo al minimalismo ghirriano, no? Altre foto di Luigi Ghirri, anche questo è un altro progetto di Aldo Rossi, la scuola elementare di Fagnano Lona, una fotografia fatta nel 1987. Il giardino c'è una pergola, no? Che, però fotografata in questo stile, ovviamente in un periodo magari non rigoglioso, ma forse anche per far vedere più la struttura sia vegetale che architettonica delle cose, della pergola. Ecco, poi qui arriviamo alla Serpeggio, poi qui io mi fermo, la Serpeggio è appunto uno dei progettisti di giardini, architetti di giardini più importanti del Novecento, che in questo caso è mondiale a questa Villa della Mortella, costruita a lungo, cominciata negli anni 50, poi durato l'esecuzione, la progettazione, perché mi seguiva molto proprio anche personalmente questa cosa, e la proprietà è di Sir William Walton, che era un compositore inglese, la cui tomba è questa, è il giardino della Mortella, che è a Ischia, nell'isola di Ischia, non mi ricordo come si chiama la località. E ecco, questo concludo con la Serpeggio, perché lui dice, scrive, cioè lui chiaramente progetta, perché tutti i giardini sono progettati, però in questi disegni che voi vedete, forse riprodotti con qualche difficoltà di lettura, ma si vede molto bene, in alcuni di questi si vedono molto bene, per esempio gli schizzi, no? Quegli allineamenti dei viali, dei punti di visuale, no? E lui aveva anche appuntava delle cose anche molto interessanti, non so, per esempio diceva, vi cito un paio di frasi così per chiudere, dice, se lo trovo, per esempio sull'acqua dice, l'acqua non è mai fuori posto, quando è impiegata al fine di accentuare l'armonia di un giardino,
o di renderlo più omogeneo con il paesaggio circostante. Sono cose magari minimali, però diciamo che danno l'idea degli elementi di riflessione con cui lui può comporre il progetto. Terrazze, dice, dipendentemente dal fatto che il terreno salvo scenda, preferisco terrazze di varie misure. Se il pendio del terreno richiede una serie di terrazze di altezza e larghezza uguali, mi piace rompere questa ripetitività per mezzo di un intervento diverso su ogni livello. E così via. Quando si parla di costruzione e di architettura di giardini, il progetto non ammette errori. Mi piacciono i giardini con una buona ossatura e con una struttura portante e stabile, i sentieri ben fatti e ben tracciati, i muri ben costruiti e i cambiamenti di livello ben definiti. E così via. E lui ha costruito, c'è anche un progetto che ha fatto per Bologna, perché c'è una villa di Capone che ha un giardino sistemato da Russell Page, poi ha lavorato per gli Agnelli, insomma, ha lavorato molto anche e soprattutto direi in Italia. Bene, l'obiettivo mio era questo, di fare, non so se l'ho fatto in maniera disarmonica, ma insomma di cercare di riprendere, come diceva all'inizio, questa varietà enorme di temi, cioè assolutamente non padroneggiabile in un'ora, però cercare di calcare molto, come ho fatto, direi, sull'aspetto del disegno, della costruzione, del progetto e sostanzialmente sì, il rapporto tra, come si diceva, architettura e giardino. Grazie.